Jacopo. Che vuoi tu? Buongiorno. Buongiorno, bentornati a tutti in questo nuovo vlog. Stamattina è il 20 giugno, tieni Jacopo. Ed è mercoledì. Metti subito qua. Sono tornata da pochissimo, sono le 11:30, sono andata appunto alla Camera di Commercio. E niente, ho perso un sacco di tempo e sono tornata ora, fa caldissimo. Stamattina sono scesa con i capelli sciolti, però veramente non si può stare dal caldo che fa, e quindi li ho attaccati. E niente, stamattina prima di uscire mi sono fatta già i letti, cioè li ho sistemati, li ho fatti e ho dato una pulita al bagno. Cristian, smettila, sei bevuto il succo, Cristian. Dai, non mi prendere in giro. Ho dato una pulita al bagno, ora devo stendere i panni. E niente, stiamo mangiando il ciambellone per merendina mattutina. Merendina Com'è? mattutina. Merendina mattutina. Ora finisco di fare la merendina, mi prendo un caffè e poi stendo i panni. Passo l'aspirapolvere e vediamo cosa devo cucinare anche oggi. Facendo le polpette per pranzo, faccio col macinato che ho preso ieri Eurospin, aspettate, vi metto più qua. Ho fatto bagnato un po' di pane che avevo secco, di 2-3 giorni fa l'ho bagnato, l'ho messo 10 minuti nell'acqua, ho aggiunto macinato, sale e pan grattato per far attaccare bene l'impasto. Ora vado a fare le polpette e poi le faccio con questa salsa che ho qua. Non ci fate caso, la maglia è alzata ma fa caldo. Ho questo sugo qui, non so che marche, italiano. Comunque me lo diede mia nonna. E niente, faccio le polpette. Aspettate che prendo un piatto. E poi mi sono rimasta un po' di macinato per stasera, che ci vado a fare la pasta, perché mio marito a pranzo non mangia la pasta, o almeno che io non gli faccio la pasta fredda, però la devo fare, magari o la faccio domani, perché stasera col macinato faccio la pasta appunto macinato e piselli e niente. Comunque sto facendo le polpette. I bimbi stanno di là che stanno giocando con la Xbox. Jacopo sta qui con me. E niente, allora io vi feci vedere tanto bello, carino il tour della cameretta e la sistemazione dell'armadio, diciamo una sorta di sistema, la mia sistemazione dell'armadio dei bambini. Ora mi ha chiamato mio marito che devo sfrattare tutto l'armadio, che porta un armadio nuovo con le ante scorrevoli e bimbi, sempre quel color legno tipo quei mobiletti che ho io, per ora ho visto soltanto la foto, non l'ho vista da vicino. Lui ha detto che è grande, è più grande della nostra armadio, cioè è più grande del nostro armadio della camera. Comunque staremo a vedere, speriamo che non facciamo una scemenza. E niente, dove sta lavorando ci sono questi signori che lo devono togliere perché devono buttare una parete a terra. E appunto Giuseppe ha detto che si è messo bene, è nuovo e quindi lo ha preso. Anche perché quell'armadio che hanno i bimbi era la mia prima camera da letto.
quindi se dietro i pannelli si sono tutti staccati, ecco, sono è un pochino vecchiotto l'armadio, però ecco, comunque ci facevo i fatti miei con i bimbi, che poi comunque lo scrivono, lo fanno, perciò. E niente, quindi ora devo sfrattare tutto l'armadio che è pienissimo di roba, te lo giuro, non so dove metterlo. Mamma mia, ho detto lo devo mettere tutto nella mia camera. Io già ho già il mal di testa perché sicuramente mi staranno vedendo le mie cose. E ho un mal di testa incredibile. Stamattina dalle 9:30 che siamo andati via, sono tornata alle 11:30 con i bimbi appunto alla camera di commercio. Questa è quella. Non ce la posso fare. Veramente, ora devo sfrattare appunto l'armadio, ora cucino un attimo. Stavo iniziando ad editare il video che voi avete visto già ieri, ma io ancora lo devo montare tutto. E niente, quindi oggi una bella giornata impegnativa di sfrattamento armadio. Cioè, mamma mia. Comunque, io continuo qua a fare le polpette, intanto sto facendo la forma, che ho finito. Sono uscite 3, 6, 9, 12, qui 16 polpettine. Tanto le mangiano solamente i bimbi, io le assaggio giusto qualcuna. E niente, Jacopo, vado a fare la pastina. Ed ecco qua. Mi sciacquo le mani e vi faccio vedere un attimo le polpette. Queste qua sono le polpettine che sono uscite. Sono di una media dimensione. Sì, L'ho amore. messa, però non se l'ha bevuta. Va bene. Ma perché? Che dai? E ciao, A normale. dopo! Comunque, ora le vado. Questo qua. Polpette con salsa? Questo qua ho immaginato che mi è avanzato, che quindi lo vado a riutilizzare stasera. E niente, ora vi faccio vedere come faccio le polpette. Ecco qua le polpette al pomodoro, buonissime. Come sono? Sento che scottano le mie. E niente, Jacopo ha mangiato già. Nonostante abbiamo mangiato solamente le polpette appunto con il pan carré, guardate qui il catastone di piatti che ho. Va bella la candeggina. Piatti, 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 padelle, piatti. Vabbè, perché ci sono anche le cose della colazione. Comunque ora vado a mettere tutti in lavastoviglie perché mi scoccio di farli a mano.
molto l'armadio. Questa è tutta la sporcizia che è uscita dietro l'armadio, anche i giochi dei bimbi. Comunque, ragazzi, c'è un casino. Dopo devo cambiare anche le lenzuola, tutto. Ora vi faccio vedere che casino che c'è anche nella mia camera. Non vi mettete le mani nei capelli. Oh my god. Oh mio Dio, da non credere. Allora, si entra, questo è il tour della mia camera. Qui ci sono panni, giubbotti, scatole. A noi non piace mettere le cose nell'armadio, le mettiamo qui sul letto. Tipo quel programma di real time, come si chiama? Panni, dizionari, che non so se serviranno ai miei figli, però altri panni e tanti tanti altri panni. Oh mio Dio, c'è il letto invaso e qui c'è Pioccio che dorme ancora, l'amore mio. Comunque, ragazzi, sono sommersa da... Ecco, tuona anche Cristian, apri la porta a papà. Comunque vado ad aiutare mio marito, altrimenti si incazza. Perché mio marito quando si mette sotto vuole finire subito, subito. Ma... stavo mangiando questo formaggio qua, è buonissimo ragazzi, l'ho preso al Lidl, se non ero lo pagai sui 2 euro, è tipo la feta, anche se secondo me è feta in olio, c'è scritto peperoncino, ma io che odio il peperoncino un pizzica. E poi ci sono anche i peperoni. Veramente sono buonissimi, compratelo se vi piacciono, ecco, formaggi eccetera. Comunque stasera per cena vado a fare i cordon bleu, questa qua è la confezione famiglia che prendemmo dal Conad, anche se a me queste cose poco piacciono perché all'interno non so mai che tipo di pollo magari vanno a mettere, tipo gli ustel di pollo e tacchino, tutta quella carne tritata, ecco, quindi poco mi piacciono. Aspettate. Ok, e quindi poco mi piacciono, però carne ce l'ho congelata, quindi questi qua li vado a fare a forno e subito faccio. Poi oggi a pranzo, con il sugo che mi è rimasto delle polpette che ho fatto, sono andata a metterci il macinato all'interno. Cosa è successo al computer? Non lo so. Comunque sono andata a metterci il macinato all'interno, i piselli, e quindi faccio la pasta con quello.
e il cordon bleu. Mio marito e mio suocero stanno ancora finendo di montare l'armadio. Mamma mia, sono le 8. Stasera spero che di non fare tardi. Tra il video che sto finendo di montarlo, sempre per via dello spazio, sto facendo spostamenti di qua e di là da stamattina, non ce la faccio più. Però per voi questo ed altro. E niente, devo sistemare tutto quel casino che vi ho fatto vedere nella mia camera. Comunque io qua metto un attimo i cordon bleu in forno e poi vi faccio vedere dopo l'armadio nuovo. Abbiamo finito verso le 11:30 di sera a sistemare l'armadio e tutto. Veramente una stancata veramente micidiale. Volevo farvi anche appunto il tour dell'armadio, come l'abbiamo sistemato, farvi vedere un pochino come l'abbiamo organizzato, anche perché è ancora un pochino, non incasinato, però comunque devo sistemarlo meglio. Mio marito mi deve mettere le mensole sotto come l'avevo già per l'altro armadio, in modo tale che i bimbi bagni estivi riescano a prenderli da soli, e in modo tale da tenere nell'armadio sia bagni estivi. Si è scaricata la batteria della digitale, mi sono dovuta spostare. Comunque stavo dicendo appunto, da tenere nell'armadio sia i panni estivi e sia i panni invernali in modo tale da non fare 50 scatole e da non fare sempre quel cambio di stagione, anche se lo faccio, ma più che altro per togliere i panni che non gli vanno più, ma non per fare tutti questi spostamenti. Comunque domani mattina sveglia tardi, non devo andare a nessuna parte, devo urgentemente lavare a terra perché appunto stasera non ho fatto in tempo, per via che appunto che abbiamo finito tardi, hanno finito loro tardi di montarla, erano le 8:30 che andato via mio suocero,
Poi il tempo che l'ho pulita, si sono fatte le 9:30, abbiamo mangiato un attimo, che erano le 10, poi ho finito di risistemare, comunque adesso sono stanchissima, gli occhi si stanno chiudendo da soli e sto finendo il video che avete visto ieri, è quasi editato, quindi tra poco vado a nanna e niente, appunto domani mattina non ho nulla da fare, devo lavare a terra, mi dedico alle pulizie. E niente, io come al solito vi mando un mega bacione, grazie sempre per vedere i miei vlog e buonanotte e al prossimo vlog, ciao!